Salve amiche ed amici, qui ancora una volta con tutti voi il vostro amico Santen Chan in un nuovo tutorial di idraulica domestica. Oggi scopriremo come con poco sbiancare il cesso, cioè il sanitario di casa, senza spendere troppo in reagenti chimici, in solventi, eccetera. A volte vi è capitato che il cesso si sia fatto giallo o pieno di calcare? Vi raccomando di stare attenti, perché si sta per fare una miscela chimica. Comunque, uno degli ingredienti, per esempio l'ammoniaco, già lo abbiamo in natura. Infatti basterà pisciare 3 o 4 volte nel gesso, o magari di più, perché sia molto concentrata. L'urina umana c'ha ammoniaco. Ecco, come potrete vedere, io ho già orinato 2 volte, e di che era molto leggera, comunque sembra che basta. Qual è l'idea? Che adesso qui ci abbiamo del cloro o della candeggina. Apriamo, logicamente, stando attenti a non macchiarci i pantaloni, e che facciamo? Mischiamo l'ammoniaco con la candeggina. Non serve molta. Ecco, come state apprezzando? Già ci abbiamo la nostra reazione chimica, che si vede quello che fa. Se la mia urina sarebbe stata più concentrata, altre volte fa una schiuma impressionante. Bene, così abbiamo imparato come fare. Ecco, adesso è diventata praticamente quasi bianca, magari filmando non si vede, ma si è sbiancata tutta. Io una volta ho orinato 5 volte, ma era così oscura, poi ci ho gettato del cloro e veramente ha fatto un fumo giallo. Il cesso era pieno di calcare e si è sbiancato tutto. Bisogna stare attenti ai fumi, che è come mischiare acido muriatico e cloro. L'ammoniaco praticamente reazionando con il cloro fa quasi lo stesso. Adesso, se voi noterete, si sta sbiancando sempre di più. Ecco, adesso sta diventando praticamente bianco. Io da qua la camera non lo infoca bene, ma si sta diventando bianco, poi si sta riempiendo di vapori la stanza, quindi chiudo. Non c'è odore a piscio, c'è odore a cloro. Quindi, care amiche ed amici, vi consiglio, se siete tanti in casa, di pisciare tutti quanti una volta, quando è bella gialla compatta l'acqua, di buttarci un bicchiere di cloro concentrato e vedrete come si sbianca tutto, perché fa una reazione chimica. E se c'è calcare, se c'è delle cose, macchie, è un ottimo sbiancante. Beh, spero che questo tutorial di idraulica casareccia vi sia piaciuto. Vi lascio e alla prossima. Ciao dal vostro Santen Chan.